Questo è il porto. L'informatore deve essere qui. Niente note oggi. Sarà meglio che vada. Manca poco. Manca poco a cosa? Farei bene a seguirlo, ma non devo farmi vedere. Adesso ti vedo. Mostrami la via. Pensavi forse di seminarmi? Ho nuove informazioni. Sono qui. Che cosa hai per me? Oltre a quel ragazzo schiavo di cui ti parlavo, qualcuno sta ficcando il naso a Jar Jar Aya, facendo domande. Ah, è sempre quell'agitatore che abbiamo già segnalato, Beshi. Questo è nuovo. Nessuno sembra sapere niente su di lui. Che ci facciamo qui allora? Io devo consegnare delle lettere al capo e tu mi fai perdere tempo. Torna quando avrai un nome. Via! Indietro! Ehi, tieniti a distanza! Questi due stavano raccogliendo informazioni per un certo Dowan Bin Arslan. La fattoria di Dowan sarà sorvegliata. Prima dovrei pensare a un piano insieme a Dalì. Sei tornato finalmente. Che cosa hai fatto? Quello che dovevo. Sarebbe questa la tua famosa libertà. Io non seguo il tuo credo, né rispondo agli occulti. Questo è il prezzo della guerra. Beshi non approverebbe. Beshi non guida questa ribellione. Lui fa la sua parte e io la mia. Ora basta. Che cosa hai scoperto? Gli schiavi sono stati catturati su ordine di un certo Dowan Bin Arslan. Presto accadrà qualcosa di grosso. Ma non so cosa. Io sì. Quest'uomo ha detto che i miei uomini sono sotto interrogatorio e che poi verranno giustiziati alla villa. Ali, l'informatore ha fatto il nome di Beshi. Lo stanno cercando. Che ci provino. Libera i miei uomini. Io preparerò l'attacco alla villa. Poi ci incontreremo vicino alla fattoria. Ok.
Credo che gli uomini di Ali siano rinchiusi qui dentro. Queste stupide schiave si pentiranno di non aver lavorato e basta. Il capo non sarà clemente. Lui ama il suo lavoro. Ehi, che cos'era? Un momento. Ma che cazzo è figlio di... Stava i responsabili della morte del padre. Sia lode ad Allah! Credevamo di morire! Tiratemi fuori! Ali vi aspetta fuori dalla fattoria. Su, andate! Il figlio della vedova non c'è. Tua madre ti sta aspettando. Non posso ancora tornare. Hanno ucciso mio padre. Combatterò con gli altri. Sei coraggioso. Bene. Raggiungi Ali alla fattoria. Sono tutti liberi. Devo tornare da Ali. Sono tutti? Dawan bin Arslan morirà presto. Aspettiamo solo te. Sono pronto. Andiamo. Vi hanno strappati alle vostre case quando eravate liberi. Per farvi morire nei loro campi come schiavi. Hanno massacrato i nostri fratelli a Sharkeia. E ora si sono presi altre vite. No! Ora basta! Vi ho promesso una nuova vita. Ho dato la mia parola. Sempre più uomini si uniscono a noi.
dal più umile al più potente. Allah è con noi. Siamo nel giusto. E giustizia sarà fatta. Allah è grande. Allah è grande. Allah è l'unico e il solo. E Allah è grande. Allah è l'unico e il solo. Allah è l'unico e il solo. L'unico giudizio spetta ad Allah. Proprio così. Ma chi? Perché non mi sei così? Dove è il tuo amico? Bracciala! Eccoti qui! Ti prendo! Forza, i predatori! Questo tanti fuggono! Ora basta, falla finire! Quando si saprà della nostra vittoria, in molti si uniranno a noi. Dhuan bin Arslan aveva degli ordini. Doveva fare rapporto ai superiori al circolo degli ufficiali di Sharqiyya. Forse quei superiori hanno ordinato le esecuzioni. Ci sono dei nomi? Ci sono nomi in codice. Al-Ruh e Al-Aeshme. Solo l'ordine usa tali nomi. Vado a cercare informazioni al circolo. Buona fortuna. Io attenderò il ritorno di Beshi. Sta attento, Ali. Il califfo vi darà la caccia dopo questo attacco. Ci sono cose che dobbiamo affrontare se vogliamo essere liberi. Dovrei andare al circolo degli ufficiali di Sharqiyya. Sono al circolo. Devo scoprire come entrare. Pessima sorveglianza. Mi serve il tuo aiuto, amico mio. Sai, non è stato... Mi hanno affidato la chiave della stanza privata. Qualcosa vorrà dire, no? Vai, Enkidu. Non soltanto hanno una stanza privata, a noi tocca pure sorvegliarla. Chiusa.
Credo sia la stanza degli ufficiali. Mi serve la chiave. Nulla può sfuggirci, Enkidu. Quella donna a cui abbiamo preso il marito. Non è illegale prenderla come tua schiava. Ah, non guardarmi in quel modo. Allacci a favorite, Jasur. Oppure tali benefici sono destinati solo al potente Al-Mardukhwar. Non pronunciare il suo nome, neanche qui. Temo lui più di chiunque altro. Sai com'è fatto. Se dovesse trovare delle macchie nel mio passato, dove fuggirei? Io non ho a disposizione le tue navi, Nadir. Forse in passato ti sei concesso alcune libertà, ma hai dimostrato la tua lealtà in più occasioni. Hai giustiziato quei ribelli. Svolgere quell'incarico richiedeva più crudeltà che ordinarlo. Forse è lui a doverti temere. Sento la tua voce, ma le tue parole sembrano suggerite da un demone. Non scherzare. Non voglio guai al suo ritorno. Un demone! È un complimento detto da te. È come ti ho detto. Siamo favoriti e non dobbiamo temere nulla. Dov'è Dowan? È in ritardo. Come al solito, amico mio, ti preoccupi troppo. Ed è per questo che tu sei solo Al-Ruh e io sono Al-Aishme. Chiedo scusa, generali. Dohan bin Aslan è stato ucciso e temiamo che ci sia un intruso. Dobbiamo portarvi in salvo. Sapevo che qualcosa non andava. Dohan non tarda mai. Quei due sono dell'ordine. E servono un terzo uomo di nome Al-Mardukhwar. Ma ora mi serve una via d'uscita. Palme gli fanno ombra e il cane. Salvo. Dovrei tornare da Fulad.